Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi voglio condividere con voi qualche giorno che passeremo in natura. Siamo metà settembre, già il grosso del turismo se n'è andato e siamo in un posto bellissimo e niente, quindi abbiamo un sacco di spazio a disposizione, i cani sono contentissimi. Siamo affacciati su questo bellissimo lago, che è il lago di Fiastra, nelle Marche. E niente, abbiamo, vedete intorno a me, tantissimo, tantissimo spazio a disposizione. Posto è solo per le tende, quindi siamo in tenda, piazzeremo la tenda qua, con una vista su questo lago bellissimo. Adesso prepariamo tutto. E niente, i cani stanno benissimo, perché comunque siamo praticamente due tende e adesso arriverà Claudio e saremo tre tende, praticamente tutto il campeggio col lago davanti. E complice anche il fatto che quest'ultimo periodo, questi ultimi giorni c'è stato un calo drastico, drastico delle temperature. È veramente freddo, ragazzi. La mattina è 10-12 gradi e io in realtà sono partito, ho portato i sacchi a pelle estivi, no? Perché ovviamente era caldo fino a 2-3 giorni fa e c'è stato questo abbassamento repentino delle temperature, che è stata una cosa anche abbastanza, insomma, per metà settembre abbastanza anomala. Però ce ne freghiamo e dall'altro canto ha praticamente svuotato i campeggi, eccetera, del grosso delle persone, quindi bellissimo, l'atmosfera che si respira è fantastica e non vediamo l'ora di goderci dei momenti bellissimi in natura. Vi metterò qualcosa nel video adesso, anche quando arriverà Claudio, faremo vedere con le tende tutto quanto e voglio condividerlo con voi nel canale. Allora, qui piazzeremo la nostra piazzola, la nostra tenda su questa piazzola qua. E per l'occasione magari ci scappa anche qualche bel trekking domani. Ho portato lo zaino dei Den Woodsman. Ok, lo vedete qua. Adesso prendo l'accetta che ho portato, la Ultra Force Hultan, che mi servirà per piazzare i picchetti della tenda. E niente, poi magari sti giorni faccio vedere un po' più nel dettaglio, insomma, come cosa ho portato, come ho qualcosa interessante ve lo vado a far vedere. L'accetta ovviamente, oltre alla funzione, appunto, se è il caso di processare un po' di legna, la userò anche per piazzare i picchetti della tenda. Stiamo piazzando la nostra tenda. Questa è una tendina della Decathlon che ho veramente, non penso, 15 anni almeno. L'ho usata in diverse occasioni, non è una tenda molto tecnica, però è di facile montaggio, è per due persone, quindi è composta dalla parte interna, questa qua, che andate a fissare sui quattro lati, ok? Poi non si fa altro che, praticamente sono tre aste smontabili. Le mettete in diagonale a questi gancetti per attaccarla e poi c'è un telo che va messo sopra poi a coprire. Semplice, veramente si monta in 5 minuti, veramente, una volta che uno sa i pezzi. Ok, dentro è abbastanza spaziosa, devo dire, per due va più che bene. E poi ve la faccio vedere montata. Allora, abbiamo messo la parte sopra, okay, che si aggancia sempre con questa terza asta qua che fa l'arco. Adesso andiamo a fissare la parte frontale. Ovviamente a volte non mi ricordo di dire concetti che magari do per scontato, però ovviamente i picchetti li mettete sempre così, che dovesse tirare vento tengono di più, ok? Non girati dall'altra parte, che altrimenti si potrebbero sganciare. Andate a piazzarli qua.
stessa cosa, facciamo di qua e poi l'andiamo a praticamente a fissare con i vari cordini che ha, facciamo dei nodi, nodo da camionista, mettiamo un po' in ulteriore tenuta la struttura, diciamo. Sono dei nodi che io ho fatto in precedenza, vado a mettere a tirare la struttura, diciamo. Non serve che siano chissà che, basta metterla in tensione. E vado a farlo in tutto il perimetro. E con l'occasione avevo bisogno di un set di pentole. Ho preso questo alla Decathlon. Non l'ho ancora provato, Vi vado a far vedere. È qui indicato per due persone, pesa 1,2 kg, quasi 1,165 kg, cooking set, mi sembra ben fatto, acciaio inossidabile a tutte queste parti e vi vado a far vedere come è assemblato. Per un campeggio ovviamente non è una cosa molto portatile se fate zaino in spalla, quindi campeggio escursionistico, diciamo. Però tutto sommato, per una situazione come la nostra, in questo caso organizzata, mi sembra ben fatto. Si apre in questo modo, ha questo elastico che mantiene, questa gomma che mantiene insieme il tutto, che può diventare anche un piano d'appoggio qualora anche la pentola fosse calda, e oltre a chiudere il tutto. Poi c'è questa parte che appunto si apre e si va ad incastrare, e qui abbiamo la prima padella antiaderente in acciaio. All'interno troviamo questo, quindi una coppia di posate, ok, per due persone. Interessante, questo qui è per coprire il coperchio, ok, si smonta in questa maniera, ok, tirate su. Così, così si gira e poi si assembla in questo modo, molto semplicemente. Questo è il coperchio e fa anche da scolapasta, qui è riportata l'indicazione, che presto andremo a provare perché ci faremo un po' di pasta per pranzo. Qui sono le tazze, qui c'è una busta che adesso devo capire, magari per le posate, un'altra praticamente tazza. Ah, vedete, io l'ho preso senza nemmeno mi serviva, ho visto che c'era per fare la pasta, pentola e padella, mi sembrava utile con lo scolapasta integrato. Addirittura ci sono i piatti, ok, una coppia di piatti. Quindi praticamente per un'uscita, un campeggio, ok, c'è tutto l'occorrente per cucinarsi, mangiare e bere. Mi sembra molto carino. Un acciaio, costo circa 35 euro. Qui si può bollire 1 litro di pasta. Per fare la pasta per due, anche tre, secondo me ci sta bene, insomma, si fa tranquillamente.
E altra cosa, ho comprato il tavolino della Nature Hike, preso su Amazon, una trentina di euro. Abbastanza stabile, molto semplice il montaggio, magari poi ve lo faccio vedere quando lo smonto. E già così si ha un bel piano d'appoggio per cucinare, per mangiare. Abbastanza grande, devo dire, eh? Una trentina d'euro. E niente, questo era tutto. Ho preso questo, vi farò sapere poi le mie impressioni quando lo andrò a usare. Comunque mi sembra un bel set, ben fatto. Guardate dove siamo, guardate che spettacolo. Bellissimo ragazzi, credo che ci fermeremo più giorni in questo posto. Guardate i pesci che come sono entrato si sono avvicinati. Guardate che acqua. Ragazzi, siamo fatti un bel piatto di pasta usando le pentole nuove che vi ho mostrato prima. Devo dire bene, c'è un bel set. Un bel set. Posto pranzo vista sul lago, bellissimo. È arrivato anche Claudio, sta preparando Ciao ragazzi. il suo pranzo e ci godiamo questa splendida giornata in natura. Allora, ragazzi, abbiamo fatto una breve uscita. Abbiamo caricato il cassone di legna secca, abbiamo pulito un campo dove potevamo prendere la legna, della legna secca a terra, morta, l'abbiamo un po' processata con l'accetta e con la sega. Adesso ci accendiamo il fuoco che stasera ci prepariamo la cena per stasera. Va, eh. Mazza, oh. Penetrantissimo. Buck 102 Woodsman accompagnato a un'accetta da usare nel cibo, da usare anche per piccoli lavori, ecco, l'accensione di un fuoco, fire stick, ok, e pure la carne. Per la pesca, per il pesce e anche ovviamente molto fino affilato anche per lavoro sul legno.
acceso con Buck 102 Woodsman. Che abbiamo questa mattina al nostro risveglio. Gli altri ancora dormono. Adesso andiamo a fare una colazione, poi vediamo se ci esce una passeggiata o ci sono diversi escursioni, diversi itinerari molto molto belli qua da fare. Queste sono le famose lame rosse, delle formazioni calcaree immerse in un... che uno dice, cosa ci fanno in mezzo a un bosco, diciamo, vicino a un lago, eppure somigliano proprio a un canyon. Mostrato un po' d'attrezzatura che abbiamo usato per processare un po' di legna e anche sul cibo questi giorni. Ho portato qualcosa in più anche per condividerla insieme a Claudio, per fargliela provare, l'abbiamo usato insieme. Comunque il grosso l'ha fatto il seghetto e l'accetta e altri coltelli. Abbiamo usato molto il Buck 102 Woodsman, coltellino simpatico per attività caccia, pesca, cibo. Veramente carino, e anche sul cibo, sulla carne va benissimo. Vabbè, l'S5 più che altro per coltello come One Tool Option, ma l'abbiamo portato più che altro per farlo vedere a Claudio, e questo era il coltello che vi ho mostrato sul canale, la Maparum Varsi, che ho manicato io e foderato. C'è il video sul canale con quale anche lui un po' ci abbiamo processato un po' di legna. Abbiamo comunque usato tutto, ok? E niente, spero che le immagini di questo posto meraviglioso vi siano piaciute. Fatemi sapere, come sempre, cosa ne pensate del video, e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, ciao.